105 anni di vita, di storie, di esperienze e racconti, un compleanno sbalorditivo quello di Maria Bollini, la donna più anziana di Busto Arsizio, festeggiata all'Istituto La Provvidenza dove risiede ormai da alcuni anni. La signora Maria è per noi la mascotte un po' del nostro piano, è qui con noi da 7 anni e da dicembre 2012. Pensiamo alla data dell'ingresso della Maria, praticamente lei è con noi dal 12-12-2012. Si è caratterizzata Maria per il suo carattere sempre allegro, sereno, ha sempre dispensato un sorriso per tutti ed è grande appassionata, soprattutto l'ha caratterizzata in questi anni la passione per il calcio. Infatti è molto tifosa, sfegatata sia della Juve che della Pro Patria. Ed è proprio la passione calcistica a svegliare in Maria, ex dipendente delle Poste, alcune reazioni da autentica tifosa. E se la Juve resta la sua squadra del cuore, è per la Pro Patria che la signora continua a sperare in una stagione di rivalsa. La Pro Patria deve risorgere, risorgere. Sa cosa vuol dire? Deve rinascere. Al suo fianco come un'ombra la figlia Flora, che a mamma Maria si dedica quotidianamente e che ringrazia la provvidenza per l'ospitalità, la cura, la dedizione che hanno trasformato il padiglione Papa Giovanni in una grande famiglia. La mamma ha avuto 3 figli, però 2 purtroppo sono morti. Avevo una sorellina che è morta a 5 anni e mio fratello che è morto a 52 anni. E quindi sono rimasta solo io, sono io quella che l'accudisco. Niente, ormai vivo per lei perché sono rimasta anch'io vedova l'anno scorso e quindi tutti i giorni io vengo dalla mamma. Siamo contenti che qui al Papa Giovanni si è sempre trovata bene, ormai è 6 anni che è qua, e veramente proprio bene. E prima di lei la zia, la sua sorella di mia mamma, anche lei è stata ospite per 8 anni e ci siamo sempre trovati bene. È morta 100 anni e 5 mesi. La zia, 100 anni e 5 mesi. L'amministrazione comunale ha festeggiato l'importante traguardo con la presenza dell'assessore Miriam Arabini e di un sontuoso mazzo di fiori, mentre il personale infermieristico conferma il clima disteso e solidale che caratterizza la provvidenza. Lei ci racconta sempre della sua vita, le sue storie, ci dice delle poesie che sono molto importanti per lei. Cosa gli possiamo dire? Tanti auguri Maria, ti vogliamo tanto bene. E siccome la bellezza non ha età, Maria si conferma puntigliosa nella cura del dettaglio. È una persona molto precisa nel suo igiene, gli piace essere sempre elegante, precisa, in ordine, sceglie vestiti tutti i giorni con sua figlia e noi anche gli pettiniamo i capelli, è molto vanitosa.